sono Barbara Iodice. Ci troviamo davanti al museo Diego Aragona Pignatelli Cortés, un piccolissimo ma delizioso museo con il suo meraviglioso parco che si trova splendidamente inserito nel tessuto urbano della Riviera di Chiaia a due passi dal mare. Questa casa museo è una delle più belle in Italia, infatti viene scelta molto spesso per location di film e di fiction. Con la sua struttura neoclassica è uno degli esempi più belli che possiamo trovare a Napoli. La fu commissionata nel 1826 dal suo primo proprietario, Sir Richard Acton, nel 1826. Allora sono state apportate molte modifiche alla villa fino al 1955, quando fu donata allo Stato. Come dicevamo, il primo piano troviamo un bellissimo appartamento storico, meravigliosamente conservato, con sale da ballo, salottini privati, fra cui il salottino pompeiano, biblioteca, sala da pranzo, ma soprattutto questo bellissimo terrazzo, questa bellissima veranda neoclassica, dove in estate e in primavera hanno sede concerti di musica jazz e di musica classica. Al primo piano, dove si trovava l'appartamento privato della principessa Pignatelli, ora sede la casa della fotografia. Questi spazi sono interamente dedicati a mostre internazionali e nazionali di artisti e di fotografi. Attraversando questo meraviglioso parco, poi, alle spalle di questa struttura neoclassica, troviamo un'altra chicca in questo luogo, il famoso Museo delle Carrozze, uno dei pochi in Italia, dove possiamo trovare ben 30 carrozze e calessi finemente conservati e finemente arredati. Ed è un altro motivo per entrare a visitare questo bellissimo museo Diego Aragona Pignatelli Cortés, che si trova esattamente al centro della passeggiata napoletana.